Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi, il penultimo per quest'anno così ricco. L'abbiamo organizzato in collaborazione con Asiacert, con cui approfondiremo in una interessantissima tavola rotonda il nuovo decreto 154-22. Lo faremo insieme a Presidente ARA Carlo Cosimi, a Fabrizio Capaccioli di Asiacert e Vicepresidente Green Building Council Italia, Domenico Orlando, Comitato Direttivo Associazione Sindacale Notai Lombardia, Paolo Dalmagioni, direttore costruzioni SACEBT, Paolo Salza, presidente associazione Conforma, Federico Filippo Oriana, presidente Aspesi, Roberto Conforti, presidente Unione Europea Assicuratori, Benedetta Bonifatti, vicepresidente ANCE Roma. Modera questo interessantissimo webinar Andrea Dari, presidente Aimridi, direttore responsabile Ingenio. Attendiamo come sempre tutte le vostre domande in chat. Buon webinar a tutti e lascio la parola al presidente Arra. A più tardi. Grazie Angelica e buongiorno e bentrovati a tutti quanti. Oggi è un webinar estremamente interessante e di estrema attualità. Abbiamo più di 500 persone registrate, un panel di 8 relatori che in questa ora e mezza cercheranno di approfondire questo tema nuovo, quello che grazie ad Asiacert che ha portato anche alla nostra attenzione, ci ha chiesto e stimolato una discussione che è quello che riguarda la nuova polizza di assicurazione decennale postuma che i costruttori devono rilasciare agli acquirenti di immobili per le opere realizzate. Direi che i temi sono tanti, approfondimenti anche. Nella preparazione di questo webinar abbiamo già visto tra noi relatori che ci sono tanti temi ancora non troppo chiari in relazione alla normativa che è uscita e l'obiettivo principale di, se possibile, di questo webinar è aiutare tutti voi e anche tra di noi a far chiarezza e dare ognuno il proprio punto di vista, la propria riflessione. Io non mi dilungherei ulteriormente, quindi passo la parola al nostro moderatore Andrea che introdurrà i vari ospiti. Prego Andrea. Grazie, grazie Carlo. Allora, intanto un buongiorno a tutti, benvenuti e buona settimana. Ringrazio gli organizzatori di avermi dato l'opportunità di moderare questo evento davvero interessante. Evento che riguarda una novità di cui con Ingenio abbiamo cominciato a parlare proprio grazie a Fabrizio Capaccioli di Asiacert già qualche mese fa. E devo dire che in prima battuta non abbiamo neanche riscontrato quell'interesse che noi ci aspettavamo da un provvedimento così importante, quasi come se le persone non si accorgessero di quello che stava succedendo, di quello che stava cambiando. Invece si tratta di un qualcosa di estremamente importante che parte dall'articolo 1669 del Codice Civile, che poi aveva trovato una sua descrizione nel 2005 dal decreto legislativo 122, con l'articolo 4 e l'articolo 5. E che dopo 17 anni trova una descrizione come a voler chiarire come si dovrebbe arrivare a definire quella che è la polizza decennale postuma di un edificio, quindi un tema importantissimo che riguarda tutti i cittadini italiani. Allora, proprio per poter dare un quadro di quello che è successo e di quello che è il nuovo decreto, io inizio questo evento dando la parola proprio a Fabrizio Capaccioli, che è la persona con cui abbiamo incominciato a parlarne su Ingenio e che continueremo a parlarne. Prego, Fabrizio. Grazie Andrea, ringrazio tutti voi, ringrazio Paolo Dalmagioni, Roberto Conforti, Paolo Salza, Presidente Oriana, Domenico Orlando, Benedetta, Carlo Cosimi per aver deciso poi di, diciamo, mettere in piedi tutta questa organizzazione. Io credo che la portata, diciamo così, di questo decreto a fine luglio non fosse francamente così nota ai più, soprattutto al mercato nella sua complessità, nella sua totalità. Devo dire che ha sorpreso un po' tutti il fatto di aver visto promulgato un decreto con un governo dimissionario, quasi come se non volessero più attendere nel determinare, diciamo così, hai ben detto tu Andrea, dopo 17 anni, un momento di cambiamento, un cambiamento che evidentemente era richiesto dalle parti, tenendo conto che peraltro c'era un gruppo di lavoro che stava lavorando ormai da un paio d'anni su
diciamo, su questi temi. E così, diciamo, siamo andati in vacanza ad agosto sapendo che questo decreto era di fatto stato promulgato, anche se poi la pubblicazione ha atteso, non essendo un decreto che aveva caratteristica di urgenza, ha atteso diverso tempo prima di andare in gazzetta ufficiale. E quindi da lì in avanti abbiamo iniziato a interrogarci su quelli che potevano essere, su quali potevano essere gli scenari che si sarebbero via via presentati, sapendo che alcuni potevano essere scenari complessi, come quelli che vedremo durante il nostro webinar. Perché? Perché rappresenta certamente un momento di svolta importante, rappresenta per il comparto della ricostruzione, degli assicuratori, in questo caso anche di chi fa dei notai e di chi fa le attività di controllo, quindi gli organismi di ispezione accreditati, un momento di riflessione approfondita e di cambiamento, ma soprattutto bisogna interrogarsi sulle, diciamo, non auspicando che domani possa essere, come posso dire, migliorato questo decreto, perché se abbiamo impiegato 17 anni per avere qualcosa su cui stavamo lavorando e chiedendo un intervento, auspicabilmente non ne passeranno altri 17, ma ragionevolmente non avremo, diciamo così, una, come posso dire, interventi migliorativi nell'immediato, sebbene mi pare intorno a questo tavolo, anche nel breve scambio di opinioni che abbiamo avuto fino all'inizio del webinar, ci fosse da tutte le parti un po' la sensazione che diverse cose possano essere migliorate. Un fatto è certo che oggi abbiamo questo decreto, un fatto è certo che l'applicazione è entrata in vigore il 5 novembre, quindi il 5 novembre segna l'avvio di un nuovo corso e credo ci si debba non solo interrogare rispetto all'applicazione in senso assoluto di un disposto normativo che, diciamo, era necessario, in quanto fino al 5 novembre si sapeva che bisognava assicurare un'opera ai fini della possibilità di essere, diciamo, venduta nell'ambito delle realizzazioni immobiliari private. Dall'altro a volte non si sapeva bene in che modo affrontare il contenuto della polizza. Alcuni assicuratori si comportavano in un certo modo, altri in modo completamente diverso. Ecco, questo generando, e lo dico anche per chi fa attività di controllo, generando degli approcci distonici, sia dal punto di vista, se non vogliamo dimenticare, colui che poi alla fine deve beneficiare di questa garanzia, cioè l'assicurato, sia dal punto di vista anche dell'approccio commerciale e tecnico nella normale operatività che viene svolta da chi opera in questo settore. Quanto questo sarà in grado di diciamo uniformare e migliorare il mercato dipenderà in fin dei conti un po' anche da noi. Oggi c'è uno strumento, io lo vedo come uno strumento positivo e su questo vorrei essere estremamente chiaro, non penso abbia peggiorato la condizione, può essere migliorato, su questo non c'è dubbio. Quindi al netto di questa mia prima considerazione, inizierei, diciamo così, il nostro webinar entrando un po' più nel merito. Chiaramente io poi avrò tutta una serie di considerazioni più tecniche rispetto a questa introduzione del tutto generale che farò quando Andrea riterrai, diciamo, opportuno coinvolgere. Intanto ringrazio di nuovo tutti coloro, i relatori che hanno deciso di aderire e i partecipanti che sono numerosi. Grazie. Grazie Fabrizio. Allora partiamo questa analisi di questo documento da chi è chiamato di fatto a notificare i passaggi. Se questo provvedimento poi viene applicato nel modo corretto o sbagliato, soprattutto per gli aspetti formali, ovvero con chi rappresenta questa tavola rotonda, il settore dei notai, il notaio Domenico Orlando. E notaio, voi avete, come notariato, pubblicato un documento di analisi molto utile. All'interno ci sono segnate delle positività, alcune criticità. In generale, come giudicate questo intervento e se ci può dare qualche indicazione, diciamo, entrando nel merito del decreto?
Allora, buongiorno. Sì, io mi trovo in una posizione abbastanza scomoda perché sono quello che, diciamo, potrebbe correre il rischio di bloccare un'attività economica per colpa di un rilascio di una fideiussione o di una postuma non conforme. Allora, delle criticità ci sono e poi verranno sicuramente evidenziate anche successivamente. Sotto l'aspetto proprio banale, operativo, le due polizze, cioè la fideiussione e la postuma con lo schema approvato, entrano in vigore per la fideiussione dal 23 settembre e per la postuma dal 5 di novembre. Allora, la prima cosa da dire nell'ambito del regime transitorio è che tutte le polizze stipulate prima delle due fatidiche date mantengono la loro efficacia e quindi non necessitano di nuova polizza. Naturalmente non basta che la polizza sia stipulata, ma soprattutto per la fideiussione postuma occorre che la polizza sia attiva, sia operativa. Altro aspetto che è abbastanza importante perché è uno degli aspetti positivi del decreto, è stato finalmente chiarito, è la cosiddetta ristrutturazione leggera, cioè in fase di regime transitorio, cioè in questi due anni e mezzo, tre anni che abbiamo aspettato questo provvedimento, c'era il dramma delle ristrutturazioni cosiddette leggere, cioè ristrutturazioni in cui il costruttore non aveva fatto interventi statici perché non aveva costruito un nuovo fabbricato, ma si era limitato a ristrutturare un fabbricato esistente. È evidente che in questi casi nessuna compagnia avrebbe rilasciato una polizza che garantiva anche l'aspetto strutturale perché non posto in essere dal costruttore. Ecco, il decreto su questo finalmente fa chiarezza e specifica che per le cosiddette ristrutturazioni leggere, cioè quelle per le quali non ci sono interventi di costruzione ex novo del fabbricato, la polizza fideiussoria non è la polizza postuma non è necessaria. Questo è l'unico aspetto positivo. Altro aspetto importante è che non si può disattivare la fideiussione fin tanto che non viene stipulato l'atto definitivo con menzione dell'avvenuta consegna della polizza postuma e con l'attestazione che la polizza postuma è conforme allo schema del modello ministeriale, eccetera. Un ultimo aspetto che volevo in qualche misura sottolineare è che la norma stabilisce purtroppo che una stipula di un atto definitivo in assenza di polizza postuma o in presenza di polizza postuma non conforme è affetto da nullità relativa. Nullità relativa vuol dire, non mi dilungo sugli aspetti giuridici perché sul concetto di nullità relativa c'è un conflitto fra dottrina e giurisprudenza e non si sono messi d'accordo, per cui uno dice una cosa e uno un'altra. Comunque, questo significa in soldoni che l'acquirente non può rinunciare alla fideiussione, non può rinunciare alla postuma. Però è l'unico che potrebbe far valere la mancanza dell'una o dell'altra. Questo ovviamente per evitare che si possano ipotizzare scorciatoie, dico vabbè, l'acquirente mi firma una liberatoria e io non do la postuma. Le criticità ci sono e penso che le evidenzieranno molto meglio di me i relatori tecnici e la verifica, perché al di là di una verifica meramente documentale, cioè che tutti gli elementi previsti dalla polizza, dallo schema ministeriale siano presenti, chi poi dovrà di fatto stipulare l'atto non potrà fare un controllo se non meramente formale, nel senso che salvo per la franchigia di 500.000 euro per danni a terzi che è stabilita come inderogabile, tutti gli altri valori, tutte le altre cose, e non possono ovviamente essere sindacati dal notaio che fa l'atto, il quale non ha evidentemente le conoscenze tecniche, ma poi non conosce l'intervento, occorre naturalmente un tecnico. Quindi questo è uno degli aspetti di criticità. Il maggior aspetto di criticità sono per gli immobili di fatto già in corso di costruzione, magari avanzata, e che vengono stipulati, i cui atti verranno stipulati dopo il 5 novembre,
le polizze sarà praticamente impossibile ottenere delle polizze che coprano quanto già fatto, perché occorrerebbero accertamenti tecnici di notevole difficoltà. Per cui l'unico discorso è valutare se quella polizza precedentemente stipulata può rientrare nel discorso di polizza pregressa, se stipulata prima del 5 novembre, ma se stipulata dopo il 5 novembre c'è una criticità sulla quale posso dire che il nostro Consiglio nazionale sta cercando di ottenere dal Ministero i chiarimenti necessari. Purtroppo oggi brancoliamo nel buio sia noi che voi sotto questo aspetto. Ecco. Notaio, nel testo da voi prodotto si fa riferimento al fatto che questo documento, questo decreto, serve per chiarire meglio la distinzione tra le varie parti, in particolare sui chiarimenti necessari. Ci può aggiungere qualche cosa? Mi scusi, non ho capito l'ultima parte della domanda. In particolare? Sul beneficiario. Cioè, ci sia una maggiore chiarezza su chi sono le parti in causa di questa polizza e in particolare sul beneficiario. Beh, il beneficiario, allora, il discorso è quello solito, perché qui abbiamo le tre parti, per così dire, della polizza postuma, e sono, cioè, il discorso, allora, la parte inderogabile, allora, in che senso il dubbio sul beneficiario? La domanda che le facevo, cioè, leggendo il vostro documento che avete prodotto, si dice che nel passato ci fosse un'incertezza destinatoria che invece con questo decreto viene messa a fine. Il beneficiario è ovviamente l'acquirente, il quale dovrà essere risarcito in presenza di danni. L'ultima cosa, vorrei ritornare su quello che lei ha già detto, ma penso che sia importante. Quindi il notaio non entra nel merito delle cifre e di come sono distribuite sulle sei partite di copertura della polizza, né può fare chiamare lui il suo perito di parte. Quindi il notaio. No, il notaio farà un controllo documentale che tutti i sei elementi previsti dalla polizza siano presenti nella polizza. Farà ovviamente l'unico controllo possibile sul danni a terzi che la norma stabilisce in 500.000 euro minimo, l'assenza di franchigie, queste cose qui, ma non può necessariamente entrare nel merito delle altre valutazioni, che sono valutazioni tecniche che il notaio non può compiere. Nominare un tecnico è a spese di chi? Dell'acquirente? Purtroppo questo è un altro degli aspetti abbastanza lacunosi. Ci sarà la relazione tecnica in sede di rilascio della polizza, la quale stabilisce che i valori sono corretti. Non possiamo entrare nel merito. Io non ho la più pallida idea se l'intervento, il danno strutturale può essere quantificato in 1 milione, in 5, eccetera. Grazie notaio. Allora, proseguiamo con quella che è un po' l'esamina del decreto e di quello che contiene, e passo ora la parola a Paolo Dalmagioni, che è il direttore costruzioni di Sace BT. Dalmagioni, qual è il valore aggiunto che ci aspettiamo dalla promulgazione di questa nuova norma, di questo nuovo decreto? E poi se ci dà anche lei, diciamo, dal suo punto di vista, qualche istruzione per l'uso, per chi entra e ha già dei cantieri avviati. Grazie mille Andrea della domanda, grazie a tutti della partecipazione. Come compagnia di assicurazione impegnata in questo mercato del real estate, rispetto al quale abbiamo una certa pratica, esperienza e continuità,
E come compagnia di assicurazione in generale, noi ovviamente abbiamo apprezzato l'uscita finalmente di questo decreto che va a chiudere il cerchio rispetto a quello che è l'inquadramento legislativo che il legislatore ha pensato con la promulgazione della legge 210. Abbiamo visto nel tempo succedersi una serie di provvedimenti che sono andati sempre di più a rendere cogente l'obbligo di questa polizza postuma decennale che si affianca alla fideiussione a garanzia degli acconti versati dall'acquirente nella fase di sottoscrizione del preliminare. Questa polizza postuma decennale era attesa dal mercato in quanto nel momento precedente alla promulgazione era in uso un testo di polizza come sempre generato in modo assolutamente a mercato, rispetto al quale tutte le compagnie andavano a coprire questi gravi difetti e il rischio conseguente in capo al costruttore di doversi accollare appunto i costi di ciò che consegue dall'articolo 1669 con un testo di polizza che ricalcava in qualche modo gli schemi tipo simili lavori pubblici, ma che andava poi ad avere tutta una serie di garanzie estensive che erano state create appunto per seguire questo mercato. Ora questo testo di polizza ha finalmente reso una polizza che definisce un minimo obbligatorio per il beneficiario. E si vede qua proprio la vocazione e l'intenzione del legislatore di tenere indenne colui che poi deve essere tenuto indenne, cioè il beneficiario di un oggetto che viene acquistato sulla carta, che poi può anche transitare di mano in mano successivamente. Infatti poi l'estensione del novero dei beneficiari a colui che ha il titolo di proprietà risulta chiaro dalla norma, ma il beneficiario che è colui rispetto al quale tutti noi siamo semplicemente attori e che cerchiamo di mettere poi a terra un prodotto come legislatore ci impone. E quindi quello che noi vediamo e che ci aspettiamo è che si creino, cioè che in una filiera già robusta come quella del real estate, che abbiamo visto essere veramente in grande crescita e produrre opere di grande qualità, anche questo tassello è stato messo al suo posto, ovviamente con tutte le possibilità di modifiche, miglioramento, aggiustamento nel testo, nello specifico, che ha probabilmente ancora qualche cosa da ritoccare, ma proprio grazie appunto a questo testo noi ci aspettiamo che si crei veramente una filiera virtuosa. Le compagnie di assicurazione che lavorano in questo ambito specifico lavorano normalmente con clienti che hanno continuità, danno continuità. Noi abbiamo sempre il pacchetto completo fideiussione e polizza postuma decennale, proprio per quello che Domenico Rolando ci diceva prima, essere appunto l'obbligo di consegnare sia la fideiussione, tutela degli acconti, sia poi la polizza postuma decennale che copre le difettosità nei primi 10 anni di vita del. Dottore, scusa se la interrompo, ma questa creare un modello, questo modello unico di partenza, secondo lei porterà a un livellamento dei costi delle polizze, a una maggiore differenziazione? Non c'è il rischio che poi si perda il valore aggiunto che può dare un'assicurazione rispetto a un'altra? La ringrazio della domanda, ma credo che sia invece l'esatto opposto, nel senso che il minimo ha il significato di dare una base di partenza. Poi io mi aspetto che ci siano, probabilmente si creino delle filiere che accanto alla qualità dell'edilizia che già vendono aggiungano un pacchetto ancora più ricco, ma in ogni caso il legislatore deve tutelare quello che è il soggetto debole, no? L'oggetto finale della nostra copertura, quindi il beneficiario che a priori acquista sulla carta e quindi sottoscrive in preliminare, sottoscrive uno schema tipo, si aspetta che appunto questi siano i contenuti minimi, un capitolato di base. Poi sapete anche voi che nei capitolati base abbiamo, per dire, le mattonelle standard e poi
la personalizzazione ovviamente va sempre verso l'alto. Quanto peserà ancora la qualità delle imprese sul rating e la qualità magari anche della direzione lavori, visto che adesso c'è una figura ulteriore che è inserita nella valutazione un po' dell'assicurabilità dell'immobile? Il controllore tecnico è un soggetto che nasce in ambito europeo, è un soggetto che ha una storia alle spalle di grande professionalità, in Italia è arrivato circa 20 anni fa ormai, e garantisce la normalizzazione del rischio dei nostri fini, cioè in qualche modo dà una cartina al tornasole, fornisce una specie di evidenza pubblica di quello che la filiera produce, nel senso la filiera di suo è robusta, noi abbiamo dei sistemi legislativi, abbiamo un direttore lavori, abbiamo un costruttore che rispondono a normative e che di loro hanno una grandissima professionalità. La costruzione, le costruzioni italiane sono tra le eccellenze a livello mondiale, quindi mi aspetto che questa filiera diventi sempre più robusta e si autoalimenta in qualche modo, ecco, in questo senso, sì. Perché il track record poi diventa fondamentale. Un'ultima domanda, poi passo al successivo. Vi siete preparati? O è arrivato come una fucilata? Così? Guardi, il gruppo di lavoro dei rischi tecnologici dell'ANIA, come tutti gli altri stakeholders, ha partecipato nel tempo a questa cucina, ma ultimamente questo testo è restato sui tavoli ministeriali. Obiettivamente anche noi ci siamo trovati la polizza sul tavolo quando è stata promulgata, sinceramente. E quindi anche il transitorio è stato brevissimo, come per tutti gli altri. Grazie, grazie. Poi ci torniamo sopra quello che ci stava raccontando. Passiamo a un altro Paolo Sazza, che è presidente dell'associazione Conforma. Quindi stiamo parlando con l'associazione che rappresenta un po' il soggetto che dovrebbe fare questi controlli per il rilascio della polizza. Come giudicate questo intervento, Sazza? Sì, grazie, buongiorno a tutti, ma questo intervento noi lo vediamo in maniera molto positiva, diciamo per un profilo nostro specifico, ma anche diciamo in una visione più ampia. Diciamo che il nostro punto specifico, dal nostro punto di vista, è positivo perché viene ufficializzato il ruolo svolto dagli organismi di ispezione di tipo A accreditati proprio ai fini del controllo tecnico. Viene definito il controllore tecnico. È vero che il controllo tecnico è una prassi, diciamo così, consolidata, però questa è effettivamente la prima volta che il nostro ruolo di organismi viene definito. Però lo vediamo positivamente anche in senso più ampio, e qui mi ricollego anche a quanto è stato affermato da chi mi ha preceduto. L'obiettivo è quello di fare, diciamo così, ordine, vuol dire, questo significa avere un approccio il più uniforme possibile, significa avere un approccio coerente, significa definire un minimo su cui possono poi essere costruiti anche altri servizi, come è già stato evidenziato, però è chiaro che questo nell'ottica del mercato è un passaggio comunque positivo. Poi è chiaro che questo decreto aumenta le parti d'opera che sono oggetto di copertura, aumenta quindi anche, si parlava prima di rischio, di esposizione al rischio anche da parte degli assicuratori, è chiaro che tutto questo ha bisogno di ancora magari qualche ulteriore affinamento, ma però secondo noi questo è un passo avanti. Ma torno al controllore. Questo controllore, noi abbiamo praticamente 500 persone, non tutti sanno chi è questo controllore. Quali sono le caratteristiche che deve avere questo controllore? È una persona, è un soggetto giuridico, deve fare un esame, deve avere una laurea,
deve avere 8 anni, ci può dire qualcosa di più di questo controllore? Perché sa, non è che sono tutti qua preparatissimi. Certo, no, volentieri, anzi, la ringrazio della domanda. Allora, il controllore, in questo caso, ripeto la definizione, è un organismo di ispezione accreditato ai sensi di uno standard internazionale. Allora, innanzitutto è un soggetto giuridico che per svolgere questa attività di controllore deve rispondere a dei requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità che sono definiti da standard internazionali. Mi riferisco in particolare agli standard ISO della serie 17000. Chi è che verifica la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità di questi organismi? La verifica un ente, l'ente nazionale di accreditamento, che nel caso dell'Italia è Accredia, che è stato istituito ai sensi di una norma europea e ha proprio come obiettivo quello di verificare che i controllori garantiscano il rispetto di un certo numero di requisiti minimi, ripeto, in termini di competenza e di imparzialità. Quindi, se vogliamo, il controllore è a sua volta controllato. Questo è un po' tipico, un meccanismo tipico, diciamo, di tutte le verifiche di terza parte. E il controllore di chi si può avvalere per fare queste verifiche? Perché essendo un soggetto giuridico, perdoni, vado avanti, ma sono curioso. No, certamente. Allora, questi organismi si possono strutturare. Quello che devono assicurare è la competenza tecnica e la loro indipendenza, e tutto questo deve avvenire, diciamo, in maniera, adesso torno un po' al termine controllo, in maniera controllata. Cosa vuol dire? Che l'organismo, il controllore tecnico, si avvale di proprio personale, può anche avvalersi di personale, diciamo così, esterno, che però per essere impiegato deve a sua volta rispondere a dei precisi criteri di competenza. Quindi gli organismi controllori tecnici sono degli organismi che a livello nazionale operano su tutto il territorio con un loro network di esperti, e quindi già storicamente sono in grado di servire gli assicuratori su tutto il territorio nazionale, su tutte quelle che sono poi le opere per le quali è richiesta questa decennale posto. Ma facevo questa domanda anche perché, vedendo le 6 partite che devono essere assicurate, non le nascondo che il dubbio che viene ovviamente da chi è all'esterno è questo: mentre sul calcestruzzo, sugli acciaio, sulle strutture, bene o male, il corpo dei professionisti è quanto mai qualificato, diciamo, la parte sempre più debole è quella delle finiture. Qui si parla di involucro, si parla di pavimenti, dove mancano tra l'altro anche delle indicazioni, no? Su quelle che sono le qualifiche che da un punto di vista normativo devono avere. Cioè, chi progetta un pilastro deve essere scritto all'ordine, chi sceglie un massetto o chi lo posa non deve avere nessun tipo di patentino. E allora a questo punto vado improvvisamente, perché non era previsto in scaletta, da Fabrizio Capaccioli, torno da lui, dico: quanto è importante in questo contesto una visione generale in cui non ci sia solo la qualifica di chi controlla, ma anche la qualifica di chi posa, di chi fa parte del processo? Ma diciamo, seguendo un po' anche quello che diceva il presidente Salza, la filiera tecnica che il controllore tecnico in grado di garantire, proprio grazie alla sua, non è stato detto che l'organismo che può fare questo tipo di attività è un organismo di ispezione di tipo A, cioè colui che è in grado di garantire il massimo livello di indipendenza e che ha delle strutture tecniche specifiche per il tipo di attività di ispezione da svolgere. Ecco, sono d'accordo sul fatto che la competenza richiesta si sia molto allargata negli ultimi anni, perché è vero, non guardiamo più solo strutture, ma oggi guardiamo facciate continue, appunto, come dicevi tu, involucro, cappotti. C'è stato sicuramente un incremento di tecnologia, ma dal punto di vista della capacità degli organismi che questo paese è in grado di mettere a disposizione, siamo oltremodo stati in grado anche di, diciamo, seguire questa evoluzione.
Quindi se oggi ci fossero delle richieste particolari in materia proprio di ispezione su delle componenti tecnologiche di un edificio, gli organismi attualmente accreditati saprebbero ampiamente rispondere con le proprie risorse interne, oppure, come spesso capita, con super specializzazioni che vengono ricercate all'interno del mercato. Va da sé che non tutti hanno alle dipendenze un super specialista di un'opera, che magari in Italia si fa una volta ogni tanto, per esempio, penso magari alle grandi infrastrutture. Non tutti gli organismi hanno dei super specialisti di dighe, considerando che dighe se ne fanno una ogni tanto. Ecco, però in Italia per fortuna abbiamo queste figure, e nel momento in cui un organismo ha necessità di svolgere un'attività di ispezione specifica, penso oggi veramente al tema delle facciate continue e a quanti problemi possono portare con sé un'opera di questo tipo, quanto anche gli organismi sono stati in grado di strutturarsi. Ecco, da questo punto di vista mi sentirei di rassicurare il mercato sulla nostra capacità come sistema di rispondere positivamente. Va da sé, e lo dico ovviamente nell'interesse anche della categoria che rappresento, che più si va verso una necessità, visto che tra l'altro le professioni non regolamentate in Italia possono essere gestite attraverso attività di certificazione, più si andrà verso una competenza e una qualifica certificata, più ancora gli organismi di certificazione accreditati delle figure professionali saranno in grado di intervenire, e allora a quel punto avremo anche l'elenco degli esperti super professionisti di facciate piuttosto che di cappotti. Grazie Fabrizio. Una domanda secca, Paolo, prima di passare al prossimo relatore. Il controllore può essere lo stesso progettista, direttore dei lavori, collaudatore? Sentiamo Paolo. Esistono dei criteri specifici proprio all'interno dello standard 17.020 a cui facevo riferimento prima, che proprio per garantire l'imparzialità appunto vietano situazioni di questo tipo. In questo caso ci sarebbe un chiaro conflitto di interessi, in quanto che si tecnicamente viene definito di autovalutazione. Quindi questo non è possibile. Ok, grazie Paolo. Passo a Federico Filippo Oriana, che so che hanno fatto come Aspesi o Spesi, mi correggerà lei poi Oriana. Come? Vanno bene entrambi, come le piace di più. Benissimo, allora, che è l'Associazione Nazionale tra le Società di Sviluppo Immobiliare. Voi avete fatto un'analisi del documento, e so che avete pronto una vostra relazione. Ci può dire qualcosa di più su quelle che sono la vostra analisi di questo documento? Grazie. Il mio intervento, che formulo a nome dei promotori di operazioni immobiliari, prende le mosse dall'esperienza dell'applicazione della normativa introdotta dal pluricitato decreto legislativo 122, in particolare a tutela degli acquirenti non professionali di immobili residenziali. Una normativa ormai antica che quindi ci può dare indicazione sia dei problemi applicativi che dei rischi per tutte le parti coinvolte. A mio modo di vedere, nessuna analisi della nuova normativa può prescindere dalla valutazione di un'esperienza così risalente nel tempo. Anche perché il nuovo regolatore del 2022 non ha modificato la normativa primaria che guida questa problematica, ma ha solo varato una polizza tipo, cioè un documento meramente applicativo. Ciò facendo, a parere della nostra categoria di promotori e sviluppatori immobiliari, ha omesso di incidere sui veri nodi che hanno vanificato per oltre 17 anni l'effettività di questa disciplina, che pure era stata introdotta per finalità che anche noi condividiamo il suo possibile, ma assolutamente non realizzato, risultato di favorire anche noi operatori seri, a danno dei disonesti o degli improvvisati che purtroppo imperversano nelle operazioni immobiliari, in particolare in quelle piccole. Per capire occorre, secondo me, fare un passo indietro verso l'articolo 1669 del Codice Civile. Una norma che sembrerebbe chiara, in particolare un giurista e immobiliarista come me, ma in realtà non lo deve essere tanto se la Suprema Corte l'ha interpretata molto estensivamente, in particolare sui gravi difetti.
Perché se prendiamo ad esempio alcune edizioni della stessa polizza tipo che stiamo esaminando oggi, che è norma, anche se non primaria, perché è allegata a un decreto ministeriale, si considerano gravi difetti nella polizza tipo, come è logico e naturale, la stabilità e o l'agibilità dell'immobile, per di più solo se accompagnata da una dichiarazione ufficiale di inagibilità quando nasce il sinistro, mentre alcune sentenze della Cassazione in questi 17 anni hanno parlato addirittura di piastrelle deteriorate. So se rendo l'idea. Guardiamo l'articolo 2, quello delle esclusioni del decreto che regge la polizza tipo. Si menzionano correttamente inconvenienti che tutto sono meno che i gravi difetti, cioè che vengono giustamente esclusi, dei gravi difetti dell'edificio ai quali pensava il legislatore quando nel 1942 parò il codice civile, come condensa e muffe al punto C, ovvero danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza normale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo, punto G. Ma questi sono purtroppo proprio i casi che hanno visto la declaratoria della responsabilità civile del costruttore da parte della giurisprudenza di merito e poi perfino di legittimità. Cosa voglio dire con questo? Che si è determinata in questi 17 anni una forte divaricazione tra le coperture assicurative e l'estensione della casistica che conduce la giurisprudenza all'affermazione della responsabilità civile del costruttore ex 1669 del codice civile. E questo a causa dell'allargamento da parte della giurisprudenza del concetto giuridico del grave danno, affermato nel 1669 come fonte di responsabilità del costruttore per il lungo tempo di 10 anni, conducendo al paradosso che l'operatore paga una polizza ma non è coperto. Una polizza che gli costa pesantemente, pensiamo 40-50 polizze per gli appartamenti venduti in un palazzo di medie dimensioni, ma non lo garantisce dal rischio di essere chiamato, magari 9 anni dopo a mettere mano al suo portafoglio. Per cui la categoria di promotori sviluppatori che rappresento, ma immagino anche abbiamo qui la collega Benedetta Bonifrati, anche quella collegata delle imprese di costruzione, diventa, per dirlo con un linguaggio molto teorico, perdonatemelo, quella dei becchi e bastonati. Pagano, ma non sono coperti. Purtroppo l'innovazione normativa del 22, su cui ci stiamo oggi confrontando, non migliora in alcun modo questa situazione grave per noi operatori, ma che non tutela nemmeno gli acquirenti, come poi vedremo dopo, perché non interviene sull'estensione della casistica del danno fonte di responsabilità decennale, operata sconsideratamente dalla giurisprudenza, ma presenta solo una polizza tipo. Un'operazione che se invece di fare al Ministero l'avesse fatta l'ANIA o l'ARRA, che è organizzatrice di oggi, avrebbe richiesto al massimo 17 mesi, non 17 anni. Ricordo che poco dopo il varo del decreto legislativo 122, la Spesi e l'ANCI insieme agimmo sull'allora Ministero delle Attività Produttive, poi ha cambiato nome tante volte, ma la storia non è cambiata, perché fu subito ben chiaro che la normativa che aveva imposto l'obbligo della cosiddetta postuma decennale aveva creato solo un ulteriore balzello, senza utilità reale per nessuna delle parti in causa. E chiedemmo che, allora, quando quel ministero avesse mai espresso la polizza tipo prevista dalla legge, l'accompagnasse con un intervento legislativo che fissasse un'estensione del concetto di gravi danni del 1669 pari a quella della copertura assicurativa, come sembrerebbe logico e come accade in qualunque paese civile. Ti impongono una responsabilità civile, ma ti diamo anche il modo di coprirti dalla stessa con un'assicurazione, che poi è l'anima più essenziale e nobile del sistema assicurativo. Invece la scelta del Ministero è stata di esprimere la polizza tipo senza intervenire sull'estensione della responsabilità che quella polizza dovrebbe coprire, rendendola così un'assicurazione strutturalmente inadeguata. Come si vede chiaramente dal punto D dell'articolo 2 del decreto legge, dove si escludono i danni di cui al 1667-1668, operazione teoricamente giusta. Peccato solo che invece la giurisprudenza includa nella responsabilità che dura 10 anni e non 2, come quella dei vizi di cui al 1667, anche i casi che dovrebbero invece non fare parte. E una durata, lo sottolineo per chi magari voi non ha pratica del sistema immobiliare, una durata di 2 anni della responsabilità per vizi normali, cioè non realmente gravi, preserva la mia categoria da iniziative strumentali che non mancano mai con la clientela retail,
cioè in poche parole che ti ricattano dopo o ti bloccano le situazioni perché c'è la piastrella e non era tanto gradita nel suo colore. Per cui questa previsione del punto D non restringe la responsabilità decennale, ma solo la sua copertura, che ricade appunto nell'esclusione di cui al punto D del decreto ministeriale. Ma come accennavo prima, questa situazione non tutela adeguatamente neppure le nostre parti contrattuali, cioè gli acquirenti. Infatti una polizza inadeguata come quella di cui trattasi non assicura l'obiettivo per cui è stata pensata, prima dal mercato assicurativo e ora anche dall'autorità governativa, ossia di assicurare un'effettiva copertura dei rischi più gravi, bensì induce a dei comportamenti tra loro alternativi ma entrambi discutibili sul piano economico operativo. Il più diffuso sistema alternativo di reazione a questa situazione è quello di utilizzare, anche quando non sarebbe necessario da un punto di vista industriale, lo strumento della società veicolo, ossia la creazione di una società ad hoc per una specifica operazione immobiliare, di tal che quando mai succedesse un inconveniente che non voglia tra 8 o 9 anni, la società responsabile non sarebbe più esistente da un bel po'. L'altra strada, scorretta anche da un punto di vista etico e deontologico, è quella di cercare di non contrarre per niente la polizza. Questa soluzione può sembrare impossibile, visto il coinvolgimento del notaio arrogante, abbiamo ascoltato la comunicazione precisa del notaio, però credetemi che in realtà l'esperienza complessiva della tutela degli acquirenti di questi ormai 25 anni per la tutela degli acquirenti è antecedente al 1998. In questi 25 anni l'aggiramento, soprattutto in una parte d'Italia che non sottolineo per non essere antipatico, è proprio all'ordine del giorno, cioè come notai a dire che ne aveva avuto forse sentore, c'è una larghissima tendenza a deludere la norma e a non presentare nessuna polizza assicurativa. Quale sarebbe stata, per concludere allora, la strada corretta? Siamo stati giustamente richiamati da chi ha fatto le premesse, dal collega Capaccioli in particolare, ad essere propositivi e non soltanto critici da parte del moderatore. E speriamo, tra l'altro, sarebbe stata, ma potrebbe ancora essere adottata, perché siamo all'inizio di una legislatura, non alla fine, come nell'estate del 22. Quella della precisa definizione legislativa del concetto di gravi difetti, mediante l'integrazione del codice civile, e conseguentemente creare una polizza tipo adeguata alla copertura del rischio, grazie alla parificazione tra l'attitudine della responsabilità e copertura della stessa. Qui occorrerebbe peraltro un'esigenza scientifica dell'attuale formulazione del 1669, che non a caso pone i gravi difetti in posizione accessoria rispetto ai concetti di rovina e di pericolo di rovina, però ovviamente non è questa la sede e non abbiamo il tempo per farlo. Infine, una via subordinata, non altrettanto valida, ma comunque migliorativa della situazione attuale, poteva essere quella di inserire in un decreto, magari un regolamento, quindi con un DPR, la previsione generale interpretativa che, in attuazione del decreto legislativo 122, l'arco della responsabilità di cui al 1669 è quello coperto dalla polizza tipo allegata stessa. Quindi una parificazione fatta in via amministrativa, sia pure generale, non potendola fare o non volendola fare con la modifica del codice civile. Cioè tentare di perseguire l'obiettivo ovvio e razionale della parificazione tra responsabilità e sua copertura con una normativa secondaria attuativa generale, non volendo o non essendoci il tempo per poterlo raggiungere con un'innovazione della normativa primaria, ossia con atto avente forza. Su questa strada non si sarebbe probabilmente evitato del tutto l'allargamento giurisprudenziale, infelice caratteristica del nostro paese in tanti campi, anche in quello penalistico, ma lo si sarebbe almeno molto tamponato. In conclusione, valuto l'iniziativa ministeriale di cui si tratta un'occasione mancata, ma ritengo che non sarebbe impossibile porre rimedio, se solo lo si volesse fare, per non verificare di fatto in Italia la riforma ormai 25enne della tutela degli acquirenti privati di immobili, in particolare residenziale. Grazie, resto a disposizione per tutte le domande. Faccio io una domanda diretta. Ovviamente molto interessante la vostra disamina. La domanda è: una polizza, un modello unico di polizza può coprire tutte le cose che lei ha detto? Perché io ho la sensazione che sia difficile. No, ma non è questa la mia proposta, quindi forse non sono stato compreso bene. Io ho proposto esattamente il contrario, cioè che la polizza copra effettivamente soltanto
la casistica grave del 1669 codice civile, che è rovina, pericolo di rovina e gravi difetti. Quindi non è di allargare la polizza, ma di restringere la responsabilità, cioè la polizza tipo potrebbe andare bene, anzi nei vari commenti tecnici che ho fatto sui passaggi ho detto come ha fatto giustamente la polizza tipo. Il problema non è sulla polizza, il problema è sulla interpretazione del 1669, che a mio modo di vedere è chiarissima, ma la giurisprudenza, in particolare quella di Cassazione, l'ha estesa fino a comprendere un qualcosa che non è assicurabile. È per questo che la nostra proposta non è di modificare la polizza, ma di modificare la normativa a monte. Non so se adesso sono stato più chiaro. Chiedo un aiuto con Forti e diciamo come Anra, che sono, non l'abbiamo detto all'inizio, l'Associazione Nazionale dei Risk Manager responsabile di assicurazioni e aziendali. Io sono ingegnere chimico, come ingegnere chimico posso assicurarvi che durante il corso di laurea sul tema dei rischi e di quello che poteva avvenire abbiamo dedicato parecchi mesi di studio. E allora la domanda è questa: ma è così chiaro l'articolo 1669 del codice civile su quelli che possono essere i gravi difetti? Cioè, io penso a un capannone industriale, no? Un capannone industriale che deve dedicarsi alla logistica, diciamo ad alta intensità, una crepa del pavimento può essere un problema enorme. Per un capannone industriale in cui ho uno stoccaggio a bassa densità, una crepa è brutta ma mi può creare pochi danni. In un caso è un grave difetto, nell'altro no. Quindi domanda: è così facile definire qual è il grave difetto e prevederlo come risk manager? Grazie Andrea. Allora, innanzitutto quello che tu dici è correttissimo, nel senso che il profilo di responsabilità dipende anche da cui stiamo parlando e dove è questa crepa e la natura della crepa. È chiaro che come risk manager l'approccio è tecnico, bisognerà verificare, peritare la pericolosità di questa crepa e poi valutare l'applicabilità o meno della copertura assicurativa. Però se mi permetti, io sono d'accordo con il dottor Oriana, perché lui non faceva riferimento all'inadeguatezza della polizza, ma faceva riferimento al regime di responsabilità, che quindi ricordiamoci sempre, il regime di responsabilità sta sempre a monte della polizza. La polizza è un trasferimento parziale di quella responsabilità, quindi il problema sta nella descrizione del regime di responsabilità. Io però volevo tornare sul tema assicurativo, se mi permetti, con una riflessione che ancora non ho sentito toccare, se non sfiorare forse anche da Paolo. Il tema vero, io faccio in questo momento il risk manager dell'acquirente, no? L'acquirente oggi si trova ad avere in mano una polizza assicurativa che gli viene messa a disposizione ed è una polizza long tail, cioè una polizza che dovrà coprirlo di qui a 10 anni. Nel mio lavoro, al di là dell'associazione professionale, lavoro per una società di ingegneria e costruzione internazionale, io ho visto passare nel mondo delle polizze fiduciarie spesso emesse da veicoli non certamente, come dire, che oggi solvibili tra 10 anni non lo sappiamo. Quindi secondo me un altro tema vero che dovremmo sensibilizzare è che il costo della polizza, va bene lo schema tipo, ma il costo della polizza riflette anche la solvibilità dell'assicuratore. Quindi attenzione, perché uno dei rischi che ovviamente il notaio non può intercettare, perché lui si limita giustamente dalla legge ad un'analisi di forma documentale, è quello di capire la solvibilità, il rating che le compagnie hanno e mettono a disposizione un pezzo di carta che deve valere per i prossimi 10 anni. Io ho visto passare nella mia esperienza professionale in altri ambiti costruttivi delle polizze fideiussorie emesse da veicoli i cui nomi erano sconosciuti anche ai broker, senza rating, emesse in libera prestazione di servizi da paesi europei. Ecco, uno dei veri temi è che sì, l'acquirente abbia in mano un pezzo di polizza, quindi documentalmente è soddisfatta la normativa, ma di fatto è un pezzo di carta straccia nel caso in cui si dovesse verificare. Questo è un rischio.
Quindi attenzione, è quello che mi sento di dire anche a tutte le persone che dovessero, come dire, trovarsi nella posizione di essere acquirenti di immobili. È importante la qualità anche dell'assicuratore che mette la copertura. L'altro elemento, prego. Scusami, ma ti do la parola dopo per l'altro elemento, perché mi hai fatto una parola fantastica per Roberto Conforti, che ricordo che è presidente della UEA, Unione Europea Assicuratori, e quindi mi sembra che le abbia fatto una fantastica apertura. Lei cosa ne pensa, Roberto Conforti, e poi come giudicate il decreto? Buongiorno a tutti. Ringrazio Fabrizio Capaccioli per aver invitato l'Unione Europea Assicuratori a questo convegno. Sono già molto provato perché è stato un rimbalzo di... non so i nostri ascoltatori come siano, io sono molto provato. Lo ringrazio meno per essersi dimenticato di dirmi che ero uno dei relatori. È stata una cosa che mi ha detto incidentalmente in una telefonata per caso. Questo mi ha dato qualche problemuccio, ma va bene. Voi siete tutti, grazie per l'apertura, dottor Cosimi, grazie, fa anche il mio mestiere, fa anche l'analisi dei rischi che in effetti la legge, l'IDD, il regolamento dell'Unione Europea 2358, il CA, il regolamento 40, il 41 pongono come obbligo a me come intermediario o come si chiama la legge, come distributore. Siete tutti troppo giovani per ricordare che la decennalità, sono assolutamente d'accordo sul rating, assolutamente. Infatti io rappresento solo compagnie con doppio A di rating, ma per ricordare che l'Italia distribuiva fino alla metà degli anni 90 e fino alla riforma Bersani fondamentalmente, polizze decennali. Nei rami danni si distribuivano polizze decennali semplicemente perché l'intermediario incassava in anticipo la provvigione di acquisto per i 10 anni e quindi imprigionavamo, veramente io ho smesso nel 1986, ma imprigionavano i clienti per 10 anni sul presupposto che quella compagnia ci sarebbe stata per i prossimi 10 anni, e questo lo faceva tutto il mercato. Sono assolutamente d'accordo con il dottor Cosimi, è un concetto che non passa in Italia, cioè in Italia siamo tutti capaci di capire che una BMW costa più di una Ford e nessuno si mette lì a chiedersi il perché, nessuno è capace di capire che una compagnia di assicurazioni internazionale, guardando gli indici di solvibilità, il rating e la sua storia, possa collocare un prodotto simile, non esiste in Italia una polizza uguale all'altra, mai esistita, tranne quella di cui parleremo adesso, per legge, rispetto a un'altra che magari ha una tripla B e non è notissima sul mercato per la sua correttezza nel pagamento dei sinistri. Tutto questo non avviene nel nostro paese. Nel nostro paese avviene il contrario, una profonda diseducazione per cui tutti sono convinti che la polizza più diffusa in Italia, l'RC Auto, sia una commodity. Ci sono 54 compagnie che fanno auto in Italia, non esiste una polizza uguale all'altra, nessuno è in grado di leggerla e analizzarla, però tutti sono convinti che siano uguali una all'altra, e quindi quando io sono ignorante cosa guardo? Guardo l'unica cosa che capisco, il prezzo. E chi sto premiando? I peggiori, perché i peggiori sono quelli che mi daranno il prezzo più basso, perché sono fuori dal CID, perché non mi assicurano la guida se contro la mia volontà di mio figlio che ha 17 anni prova la macchina prendendo la chiave nello svuotatasche, esce magari, fa un incidente, non si rendono conto di niente, ma vanno su internet e scelgono perché sono capaci di. Tornando a noi, io ho guardato questo decreto interministeriale che ha fatto uscire questo regolamento dalla mia ottica, cioè io sono quello che insieme al dottor Orlando
crea inciampi e può bloccare un business che in Italia in questo momento è colossale. Godo di molto meno rispetto di un notaio, in effetti, per cui è abbastanza usuale che mi telefoni uno dei miei clienti che sono abituati al fatto che io risolvo il problema, uno di quelli rappresentati dalla dottoressa Bonifati, che mi dice, Duca, sto costruendo 7 villette che tu sai perché mi è... Sì, io lo so, certo. Allora, oggi è lunedì, mercoledì vado a Rogito, mi serve la polizza. Che uno dice, la prima risposta è, sei un deficiente, sono anni che ti spiego come funziona, non puoi, dopo anni che te lo spiego, dirmi che fra 2 giorni ti serve una postuma decennale e non hai fatto nemmeno la cara. Questo è normale? Poi evidente, non è normale in un condominio di 60 metri come la Torre dei Moro, dove di normale non c'è stato quasi nulla. È normale in una tipologia, come posso avere io a Reggio Emilia, di villette, di costruzioni civili, residenziali, di piccoli condomini, magari da 3 o 6 appartamenti, perché c'è uno che arriva prima degli altri, deve andare a Rogito con quell'appartamento e quindi è necessario che presenti al notaio, che la guarderà con occhio, mi sembra, quando io ho studiato questa polizza, mi è venuto in mente Vecchioni, Samarcanda, quando tu mi guardavi con malignità, perché questa polizza in effetti ti guarda con malignità. È scritta in un italiano assolutamente improbabile, che non sentivo da molto tempo. Tenete presente che a me facevano cantare in greco antico, il classico, quindi sono abituato a leggere delle cose. E quindi mi sono messo nella posizione di chi deve risolvere il problema del cliente, che deve vendere, quindi il costruttore o il ristrutturatore deve vendere questo immobile, ha bisogno di presentare un documento. Il documento è unico, è stato fatto sicuramente un grande sforzo e un grande lavoro. Purtroppo in Italia la burocrazia è in grado di uccidere qualunque forma di vita intelligente. E quando si mette a fare queste cose, crea problemi. Purtroppo nessuno ci ha chiesto dai ministeri competenti di intervenire sul testo, sulla comprensibilità, sul fatto che non entrino in collisione un articolo con l'altro, sul fatto che io dovrò dire al mio cliente che l'allegato B scheda tecnica dice polizza di attivazione. Signori, le polizze di attivazione non esistono in Italia, esistono le polizze di assicurazione, le polizze di carico, le polizze fideiussorie, che non sono polizze, attenzione, perché dopo l'assicuratore viene a riprendersi i soldi, quindi non è una garanzia pura, ma le polizze di attivazione non esistono. Quindi io non so bene cosa abbia voluto dire, però lo devo compilare questo. E poi mi dice rilasciata da direzione agenzia. Cioè, è come dire a uno, mi serve devo compilare la tua anagrafica. Mi serve il tuo indirizzo, in che via abiti? Io dico, abito in via Gianna Giglioli Valle. Va bene, a posto. La città, lo Stato. Dottore, chiedo scusa, ma sulla base di quello che lei sta dicendo, in questo decreto era necessario mettere un modello di polizza? Non era sufficiente mettere quali erano le caratteristiche che dovesse avere? Noi non siamo abituati a declinare i principi. In Italia vige il diritto giustinianeo, noi dobbiamo normare ogni cosa, per cui questa polizza, questo schematipo, che ha il pregio di essere unico, è un modello minimo, si può migliorare, non si può peggiorare, è inderogabile, ha il pregio di essere unico, ha il difetto di essere difficilmente spiegabile, difficilmente comprensibile per il linguaggio usato, per gli inciampi che ha nel suo periodare. Però non c'è una sospensione, parlo dal punto di vista dell'intermediario che deve tutelare il cliente. Allora, la legge non dice che quando io colloco questo stampato per una delle compagnie che rappresento,
sono esente dagli obblighi di legge? Io non lo sono, a tutela del mio cliente. Quindi io sono obbligato a capire quello che c'è scritto, a cercare di capire le contraddizioni. È quello per cui dovrebbero esistere le figure di intermediazione. Sì, io però un paio di cose non le ho capite in italiano, perché non hanno senso in italiano, non ho capito cosa voleva dire, ma dovrò spiegarlo e accettarmi che abbia capito al mio cliente. Allora, vediamo... Nei modi possibili a tenetur, cioè io non riesco a fare questa cosa. Quindi allora, abbiamo finalmente un modello unico. Abbiamo 6 partite di polizza, abbiamo gli allegati, quindi hanno dato una veste estremamente formale e burocratica. All'interno di questo ci sono delle contraddizioni, alcuni passaggi non comprensibili. Allora, non mi interessano le banalità, cioè 3 ministeri italiani che si mettono a scrivere coating o shock test heat invece di metterci rivestimento a strati piuttosto che prova di calore. Va bene, noi abbiamo un ministero che per difendere l'italianità ci ha scritto Made in Italy, va bene, voglio dire, no? Lo diciamo in inglese per difendere l'italianità, quindi va bene tutto, queste sono sciocchezze. Il problema sono i passaggi dove io non riesco a capire cosa volesse dire, mi chiedo in caso di sinistro cosa capirà l'assicuratore. Grazie Conforti. Adesso andiamo da un cliente, non l'abbiamo ancora chiamato in causa, ma è penso che sia il cliente principale. Benedetta Bonifatti, che è vicepresidente di Acer, che diciamo una delle principali iscritte ad Ance in rappresentanza delle imprese di costruzione. Come vi sembra questo provvedimento? Prima di tutto serviva? È comprensibile? E quali sono i punti dolenti? Allora, io condivido quanto già detto dai miei colleghi relatori. La premessa ovviamente è che noi siamo favorevoli, abbiamo partecipato anche al tavolo, siamo favorevoli a che vengano introdotti dei provvedimenti che qualifichino un po' le imprese, in modo tale che una delle cose che sosteniamo da sempre è la qualifica, il riconoscimento della qualifica delle imprese, cioè chi fa questo lavoro da 30 anni non è uguale a chi si improvvisa, magari faceva il macellaio prima o quello che diciamo sempre. Quindi, e questo il fatto che, a differenza di quanto accade nei lavori pubblici, che c'è un limite, quindi per esempio la postuma decennale esiste già da molto tempo nei lavori pubblici, ma per lavori, mi sembra adesso poi non è la mia materia, ma superiori mi sembra a un importo elevato di 10 milioni di euro per opere, quindi importanti, e che in questo caso invece sia soggetto anche chi fa le 7 villette di cui parlava Conforti prima, su questo trovo che sia un'ottima cosa, quindi non è che siamo critici nei confronti di questo provvedimento. Le criticità nascono un po', da come ha detto Conforti, poi entrando nel merito di quello che è scritto, entrando anche nel merito della decorrenza, perché non è stato previsto alcun regime transitorio che non tiene conto proprio della realizzazione. Sembra che chi l'abbia scritto non ha proprio considerato che per costruire un immobile in media ci vogliono dai 18 ai 24 mesi e che quindi comunque io devo assolutamente tenerne conto, perché non è che uno si sveglia una mattina e anche quello di cui parlava Conforti, forse poteva andare per la postuma decennale base che esisteva prima, cioè è quella quindi contro i gravi danni per le quali non era necessario il controllo tecnico, ma per questo nuovo schema di polizza è giustamente obbligatorio il controllo tecnico, e quindi non si può fare un controllo tecnico se l'edificio già realizzato è anche all'80% della realizzazione, perché io capisco che nessun tecnico si prenderà questa responsabilità, o comunque sarà molto difficile. Quindi, per quel che riguarda l'associazione costruttori, è una questione primaria che venga riconosciuto in modo chiaro un regime transitorio e che questa norma
questo, diciamo, nuovo schema di polizza, che è correttissimo, va a tutelare l'acquirente, però entra in vigore non per le polizze che vengono stipulate dal 5 di novembre, ma dai cantieri che partono il 5 di novembre, perché non è possibile. Io personalmente mi ritrovo con un compromesso di polizza, poi lo chiamano anche contratto preliminare, adesso un preliminare di polizza postuma decennale. Quindi o si riconosce che tutti i preliminari risultano come attivazioni, se così vogliamo dire, tornando nei termini che utilizza lo schema di polizza, perché a quel punto dobbiamo individuare qual è la decorrenza, cioè qual è, da che momento parte, perché quella individuata oggi non è corretta, non è sostenibile, almeno per tutti i rogiti che i notai si andranno a trovare davanti, secondo me anche per il prossimo anno e mezzo rischiamo, quindi comunque il prossimo anno sicuramente, per cui è un tema rilevante sul quale come associazione ci stiamo spendendo e sul quale chiediamo una specie di coesione, facciamo fronte comune, perché è un problema di tutti, è un problema degli assicuratori, è un problema dei notai, è un problema nostro. E avere questa aleatorietà che nasce da un'interpretazione in cui si rischia che poi un domani un giudice vada a dare un giudizio che poi metta in discussione questa cosa, quando sappiamo tutti, noi che siamo del mestiere, che è impossibile pensare di adeguare una copertura assicurativa nel corso del tempo, e quindi per noi è molto molto importante. Grazie. Infatti quando... Allora approfitto del notaio, perché è lanciato una scure abbastanza forte sul settore notario. Si bloccheranno i rogiti? Io mi auguro di no, anche perché il Consiglio nazionale so che sta cercando di ottenere chiarimenti da parte dei ministeri su questi punti critici, perché come accennavo prima, mentre quello che diceva il relatore Conforti, in passato si poteva glissare sulla polizza stipulata, non stipulata, ma perché in passato per la validità dell'atto bastava dire l'acquirente si dichiara edotto dell'obbligo di consegna della polizza. Qui dobbiamo invece indicare numero, ente, eccetera eccetera, e soprattutto dobbiamo dire che c'è l'attestazione di conformità, quindi aggirare credo che non sia più una prassi possibile. Sul discorso che diceva l'ANCE, quello è un problema serio, perché se la polizza è stata stipulata prima del 5 novembre, ancorché non conforme, va ancora bene dopo il 5 novembre. Ma se la costruttore vuole stipularla dopo il 5 novembre su un fabbricato ormai all'80% realizzato, mi rendo conto che il problema è quasi insolubile. Ma qui purtroppo non possiamo che fare fronte comune, costruttori, assicuratori e noi col Ministero, per dire chiariteci questo aspetto, perché sennò veramente rischiamo di bloccare, paradossalmente rischiamo di bloccare l'attività economica già di fatto realizzata o comunque in avanzato stato di realizzazione, col costruttore che è esposto, perché ovviamente non ha costruito gratis ma ha costruito magari accedendo a finanziamenti, con un acquirente che ha fatto per così dire affidamento sul fatto che la casa gliel'avrebbero consegnata a febbraio prossimo, e che se io non gli stipulo l'atto, quello va in mezzo a una strada perché magari si è già venduto la sua casa vecchia. Quindi non è un problema banale. Il regolamento prevede l'adeguamento in corsa, quindi il regolamento consente di adeguare la polizza vecchia con le specifiche nuove in corsa, qualora non sia più possibile il controllo tecnico, perché siamo in uno stato troppo avanzato, ci sono compagnie che si accontentano di una due diligence e quindi danno lo stampato nuovo con le garanzie nuove. Questo non lo so, perché non ne ho ancora viste ovviamente di polizze. Volevo proprio intervenire su questo, nel senso, io capisco la posizione anche di
di Benedetta, insomma, rispetto alla situazione che vive anche personalmente. Però è un mondo che non scopriamo oggi, cioè purtroppo devo dirlo, anche a sfavore, come posso dire, di una filiera che non è nel corso degli anni virtuosamente evoluta, laddove, come diceva Roberto, vengo contattato abitualmente a opere ormai in uno stato di avanzamento importante. Allora, non è che fino al 4 novembre non si facessero polizze decennali postume perché l'opera veniva segnalata al mio intermediario e quindi alla compagnia all'80% o all'85%, si sono sempre fatte, e quindi in una normale evoluzione che non potrà essere chiaramente uno status quo che rimarrà così, perché è un sistema che avrà una sua naturale evoluzione nel momento in cui pian piano andrà a regime, ma oggi, esattamente come abbiamo sempre fatto, il controllore tecnico può essere incaricato per fare un'attività ex post sulle opere, se completamente finite, diciamo, o limitatamente su quello che ancora si può vedere, perché poi gli assicuratori mi insegnano, e risk manager ancora di più, in una classificazione del rischio di quella che è la globalità dell'opera che sto andando a verificare, posso anche decidere di porre l'attenzione su determinate cose che notoriamente rappresentano un rischio maggiore dal punto di vista assicurativo, diciamo, a discapito di altre che, su cui sicuramente sempre a livello assicurativo assumo dei rischi inferiori, e quindi chiedere al controllore tecnico di concentrarmi su quello. Però io sono ragionevolmente certo che non ci sarà nessuna interruzione dal punto di vista della capacità del mondo assicurativo di emettere polizze decennali postume anche dopo il 5 novembre, anche dovendole adeguare su opere iniziate, cantieri avviati 2 anni fa o 3 anni fa. Ecco, io su questo va sgomberato il campo, altrimenti rischiamo di fare dell'allarmismo e poi creiamo, diciamo, dei dubbi su chi oggi si trova a dover andare a emettere una polizza. Ecco, il sistema ha sempre funzionato così, quindi non può far altro che andare avanti. Sul fatto che possa sempre essere così, condivido che non sia auspicabile, anzi, idealmente immaginiamo che ci sia un mondo, diciamo, idealmente perfetto, in cui il costruttore chiama l'assicuratore nel momento in cui sta facendo le fasi di progettazione e avvisa anche il controllore tecnico in quella fase, non quando siamo all'80% dell'opera già realizzata. Ecco, se questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, diciamo, noi la sfida l'accettiamo. Posso solo dire che, come organismo di ispezione, organismi di ispezione accreditati, lo sapevamo fare, lo sappiamo fare, e possiamo solo, diciamo così, andare verso una direzione auspicabilmente migliore rispetto all'attuale. Fabrizio, siccome mi era stato detto che dobbiamo chiudere per 12:30, se non sbaglio, io avrei ancora 2 questioni da sollevare, perché una era emersa prima nella pre-riunione, credo che sia interessante condividere con i nostri, con chi ci segue, che era relativa a 2 aspetti. Da un lato, che sono collegati, da un lato il fatto che su alcuni casi il danno vada calcolato proporzionalmente sul danno avuto dall'opera in valore, collegato al valore dell'opera, e come ci si comporta in una situazione come quella attuale, in cui c'è un forte aumento dei costi dei materiali, quasi imprevedibile, cioè qui abbiamo anche aziende che fanno delle promesse di assicurazione con certi prezzi che poi dopo, non dico 2 anni, ma dopo 2 mesi sono completamente diversi. Quindi c'è qualcuno che mi può rispondere su questi 2 fronti, quindi il tema del rimborso sul proporzionale e sul tema del caro prezzi, chi si offre? Allora, se vuoi faccio la mia riflessione, perché si collega un po' al punto che volevo prima terminare. Ecco, uno degli elementi critici secondo me è anche il valore, quando si parla della normativa, di valore assicurato congruo con il costo di costruzione finale. Ecco, qui è il vero tema, perché abbiamo visto anche che la verifica di questa congruità non sta né in capo al notaio, ovviamente, né in capo al controllore tecnico. Quindi mi chiedo io, a tutela del beneficiario, a chi sta la verifica di questa congruità tra il valore assicurato e il costo di realizzazione finale dell'opera, quando poi ci troviamo, e qui vengo al tuo punto, in una situazione di grande inflazione costi.
Sappiamo benissimo che il costo dell'acciaio, il costo di tutte le materie prime costruttive sono a doppia cifra negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno e mezzo, e che quindi è oggettivamente anche difficile calcolare il costo di il valore assicurato, quando anche spesso non abbiamo evidenza di una polizza car costruttiva che teoricamente avrebbe già dovuto incorporare certi valori e certi valori finale dell'opera. Quindi ecco, quindi questo è un punto di preoccupazione e di non chiarezza che io ho avuto leggendomi la normativa, e chiedevo anche un po' una riflessione anche a tutti gli altri partecipanti, cosa ne pensavano di questo punto. Sì, il regolamento prevede questo incremento massimo del 5% per anno, non ai 10 anni, e poi prevede uno stop loss al 10, quindi dice qualora al momento del sinistro il valore dell'opera risulti superiore del 10% a quello reale, andrà in proporzionale sulla differenza. Quindi se il 30%, scusate, andrà in proporzionale sul 20% di differenza. Non sana la situazione, però il 5% massimo normalmente sarebbe stato valido. Diciamo che il 110 ha talmente stressato la struttura nazionale, spingendo la speculazione in parte, la richiesta in altro sulle materie prime, che ha fatto saltare questo che era stato pensato evidentemente prima, devo immaginare io. Quindi è un parziale aiuto. Sì, è la costruzione ordinaria di una polizza danni che prevede appunto, come diceva il collega, un'indicizzazione e poi il tema che nasce oggi. C'è consapevolezza che questa, se si applica la regola proporzionale, quindi poi la differenza tra quello che viene pagato torna in capo al costruttore. Certo. E la polizza ne parla esplicitamente, tra l'altro. Ma ecco, un tema fondamentale che noi abbiamo oggi nella fase di sottoscrizione di queste polizze, e ve lo dico perché in realtà siamo proprio in trincea, abbiamo le richieste dei notai da una parte di avere dei nostri clienti, di avere queste attivazioni, di avere certificato di conformità con l'indicazione di tutto quello che è richiesto, per cui anche l'indicazione del rogito, della data, eccetera, eccetera. E stiamo di fatto costruendo queste attivazioni con casi pratici applicativi. Ma il tema fondamentale è anche quello delle partite assicurate, perché quando parliamo di immobili che seguono un iter, diciamo che hanno dietro una filiera robusta, per dire, che ne so, l'applicazione del BIM piuttosto che delle strutture di progettazione robuste, il tema della somma assicurata non si pone, cioè alla fine della costruzione la somma assicurata è chiarissima. C'è un po' più di difficoltà sull'edilizia ordinaria, dove vi dico, stiamo cercando con i costruttori di costruirci degli schemi logici proprio per andare a definire concordemente al costruttore, perché è quello che chiede la norma, la somma assicurata relativa alle varie partite. Ed è proprio un caso specifico, perché partite costruite così specificamente e vanno un attimo capite col costruttore, per evitare poi di avere in sussistenza della somma assicurata proprio dove invece serve, no? Ecco, nella polizza è anche previsto un capoverso di avvalersi di stime peritali sulle adeguatezze massimali somme assicurate. Ora, questo potrebbe essere un tema da mettere sul tavolo ai controllori tecnici nel momento in cui vengono chiamati per effettuare le missioni di controllo tecnico, di capire se possono anch'essi mettere in campo queste specificità. Al momento si cerca di appunto lavorare in perfetta buona fede con i clienti per costruire appunto questi schemi logici. Grazie, grazie da Malgioni, mi ha dato lo spunto per fare un po' l'ultima domanda, perché mancano 4 minuti alla chiusura. Allora, hai parlato di BIM, innovazione. Vado da Fabrizio Capaccioli, non come Asacert, ma come vicepresidente di Green Building Council Italia. Non trovi che questa norma, questo decreto nasca vecchio, cioè troppo prescrittivo? Non ci sia alcun riferimento alle prestazioni?
sì, anzi, le cancella completamente. Quindi il grande lavoro fatto nel corso degli anni da me personalmente e dall'associazione che in questo caso rappresento come Green Building Council, cioè nel cercare di spiegare ai nostri interlocutori e al decisore, al legislatore, che un edificio e quindi un sistema edificio non fosse più, anche dal punto di vista assicurativo, un danno diretto, esattamente come si sta provando a fare con questo testo di polizza, che diciamo è l'evoluzione di qualcos'altro che già era strutturato in questa maniera, ma che oggi sancisce in maniera diciamo inequivocabile che quindi pago se c'è un danno, quindi si rompe un muro, pago perché si è rotto il muro, e non ha completamente capito la portata dell'innovazione che dal punto di vista tecnologico il comparto delle costruzioni sta mettendo in atto attraverso un nuovo modo di fare edilizia. Io lo dico nuovo, ma in realtà ormai è uno status quo consolidato di edilizia sostenibile, per esempio anche attraverso l'utilizzo dei protocolli di sostenibilità energetico e ambientale, in cui si sancisce che l'edificio è un sistema che dà delle performance. Quindi oggi chi acquista un immobile e sa che quell'edificio produrrà energia elettrica in un determinato modo, eviterà che ci siano delle dispersioni termiche in un altro modo, tutto ciò la compagnia di assicurazione ha finalmente capito che, contrariamente a quello che cerco di fare io da anni, di dire proviamo a garantire anche la performance, visto che tanto è tutto controllato ed è certificato, oggi ha la prova provata che non è così. Quindi tutto ciò che in materia di edilizia sostenibile si è fatto nel corso degli anni, si sta facendo e si farà per il futuro, con questo nuovo testo è definitivamente sancito che non è più, tra virgolette, un problema assicurativo. Quindi noi continueremo a assicurare il danno diretto e non la mancata performance dell'edificio. E questo dal punto di vista di chi come me e di chi opera nel mondo della sostenibilità in edilizia ne ha sempre fatto, diciamo così, un baluardo rispetto a una visione, che è la visione poi dell'utente, perché io immagino che chi compra le case dei soci di Aspesi e di Ance, e in particolar modo quelle di Benedetta, si aspetta di entrare in una casa in cui ha un manualetto di uso dell'edificio in cui trova allora energia prodotta attraverso l'impianto fotovoltaico pari a X, energia termica prodotta attraverso la geotermia pari a Y. Quindi sa esattamente che sta comprando un immobile che ha delle performance che sono certificate. Io non capisco come mai queste performance non si possano anche assicurare, perché a me fa piacere che si assicuri la crepa sulla facciata, ma vorrei anche essere tranquillo nel momento in cui mi viene venduto un edificio, una casa che produce energia dal vento, dal sole e dalla terra, e poi in realtà questo non accade. E questa è la prima considerazione. La seconda, e vorrei proprio per essere estremamente pragmatici dire che sulla questione dei valori, nella prima ON versione che avevamo visto in fase di tavolo di lavoro, di preparazione all'uscita di questo decreto, gli organismi di controllo si erano, diciamo, in qualche modo positivamente anche fatti portatori, diciamo così, di interesse nella possibilità di fare anche la determinazione dei valori da assicurare. Roberto sa benissimo il mondo da cui provengo e sa benissimo che un tempo esisteva un concordato tra assicuratori che aveva sancito delle società benevise che si occupavano proprio di stime assicurative per la determinazione dei valori. Quindi il mondo dei controllori non è un mondo avulso da questo concetto. Quindi diciamo ci eravamo fatti così promotori di poter essere anche in quel caso gli interlocutori del corretto valore di assicurazione da trasferire all'assicuratore, chiaramente in accordo con il contraente, quindi con i progettisti, fare di tutto ciò che normalmente facciamo anche una traduzione dal punto di vista estimativo assicurativo. Purtroppo è rimasto l'onere della determinazione dei valori, ma non più chi lo fa. E sul tema dell'applicazione della proporzionale, signori, non possiamo essere, secondo me, così eccessivamente light nel determinare questo aspetto, perché è vero, come dice Paolo Dalmagioni, che se abbiamo un sistema robusto alle spalle probabilmente i valori che arrivano alla fine mediamente sono corretti, ma laddove questo così non fosse, io ricordo che l'applicazione della regola proporzionale è un sistema
diciamo, previsto dal nostro stesso codice civile, ma che in caso di sinistro penalizzerà tantissimo il beneficiario di quella polizza, laddove poi i valori dichiarati non fossero coerenti. Quindi se idealmente io mi aspetto di aver, diciamo, riconosciuto un danno pari, dico una cifra qualunque, a 1 milione di euro, in realtà se poi ho sbagliato a dichiarare i valori all'inizio, quel 1 milione di euro potrebbero essere anche il 50 o il 60 o il 30% in meno, insomma, secondo un meccanismo assicurativo particolare, ma è bene dirlo e soffermarsi su questo concetto. Insomma, la dichiarazione di valore ai fini assicurativi resterà uno dei vulnus, dei tanti vulnus su cui dare delle risposte. Grazie Fabrizio, io credo, mi scuso con tutti i relatori, ma siamo arrivati a mezzogiorno e mezza. Oggi Andrea, credo su concessione di Carlo, che si ferma fino alle 12.45, abbiamo ancora 10 minuti. Ah sì, perfetto. Allora c'è Benedetta Bonifatti che voleva intervenire, le lascio la parola. Grazie. Allora, io volevo soltanto chiarire, perché poi tra l'altro ho avuto modo di guardare alcune delle domande che sono nella chat e giustamente c'è chi suggeriva, ma ci sono già delle scappatoie. Allora, è vero che sono delle norme che si applicano soltanto se si vende sulla carta, no? Se si vende un immobile che è finito, che ha la sua agibilità, tutto questo non serve. Ovviamente però noi difendiamo in realtà l'operato di chi vuole poter vendere, costruire, comunque rispettando le regole. Per cui anche prima il notaio diceva, vabbè, prima anche se la postuma non c'era, quello dichiarava così. No, noi vorremmo poterla ottenere questa postuma, dichiararla, e addirittura infatti noi ci siamo battuti contro. Oggi non è più possibile, Oggi non è più possibile. No, è ovvio, però sto dicendo che in generale come associazione noi difendiamo la possibilità di operare. Quando troviamo queste norme un po' a questo punto eccessive, come le ripeto, la nostra posizione è contraria alla soluzione della trascrizione per la fideiussione 210, che crea altri problemi nel caso in cui invece l'acquirente fosse inadempiente. Quindi di base è veramente importante secondo noi intervenire invece sul transitorio. Lo ribadisco perché è vero che avete detto no, vabbè, poi una soluzione si trova, però deve essere certa, non deve essere una soluzione che poi mi costringe a dover cambiare in corsa. Cioè, comunque ad oggi una società di assicurazione non è obbligata ad adeguarmi. Se io non trovo chi mi fa il controllo tecnico, come prima diceva qualcuno, adesso i controlloni sono tutti intasati, quindi non è possibile. Io un problema sul rogito non lo voglio avere perché è intervenuta una norma in corsa. Io voglio che quella norma si applichi correttamente per i cantieri che partono da oggi, in cui quindi c'è una regola certa che si deve applicare in modo rigido, ma a partire da una certa data, non in corsa. Grazie. Volevi intervenire anche Salse o Oriana? Perfetto. L'ordine. Salsa? Sì. Prego, Salsa. Grazie, no, io volevo solo fare un commento molto generale, una riflessione che facevo. Allora, tutti siamo rimasti un po' stupiti del fatto che questa norma, che è stata in incubatrice per 17 anni, fosse stata licenziata da un governo dimissionario, no? O uscente. Ma questo può anche essere visto in senso positivo, perché può anche essere una sorta di riconoscimento del fatto che, insomma, il settore del real estate e delle infrastrutture è comunque considerato un settore assolutamente trainante per la nostra economia, e direi che i fatti lo dimostrano. Quindi varrebbe effettivamente la pena poi cercare di capire se il governo entrante o entrato continui, diciamo, su questo percorso. L'altro elemento, secondo me, comunque un provvedimento che tende a fare ordine in un contesto non perfettamente uniforme o uniformato, comunque è importante. Per cui io sentivo anche da Roberto Conforti, insomma, anche il fatto che il testo non sia scritto proprio correttamente sui fondamentali, no? Forse ci deve fare un po' tutti riflettere, nel senso che forse
tutti noi come filiera, fatemi considerare parte della filiera, perché poi qui in fondo ci sono i costruttori, ci sono gli assicuratori, ci sono i controllori tecnici, quindi insomma chi promuove insomma lo sviluppo immobiliare, quindi direi che gli operatori ci sono tutti, tutta la filiera c'è. Cerchiamo anche magari di provare, come si diceva prima, un po' come un'azione congiunta, a portare un po' di sensibilizzazione. Quello che dice Benedetta è fondamentale, cioè il principio dell'applicazione retroattiva quando entrano norme è un principio fondamentale. Io provengo da un settore diverso, però la prima cosa che si fa, almeno si faceva in questo settore, che è il settore marittimo, quando esce una nuova norma, il primo elemento è: si applica solo alle nuove costruzioni, sì no, nel caso si applichi anche alle costruzioni esistenti, vengono fissati dei criteri molto precisi, se non altro di phasing in o di approcci fasi intermedie o di e quant'altro. Quindi, cioè, secondo me comunque è meglio avere una norma perfettibile su cui ragionare che non avere nulla e continuare un po', come dire, in maniera un po' approssimativa, ripeto, in un contesto, in un mercato che comunque direi abbastanza chiaro, direi abbastanza indipendentemente dal governo che c'è, che è comunque un settore trainante. Su questo noi come associazione, come Conforma, come organismi, cerchiamo di fare il massimo per assicurare la nostra partecipazione ai tavoli di discussione, l'impegno mio insomma è di farlo anche in questa circostanza. Grazie. Oriana? Devo fare un breve intervento perché ho la sensazione che non sia stato capace di chiarire esattamente il grave problema che lo sviluppo immobiliare incontra su questa situazione della tutela degli acquirenti. Lo faccio con un esempio, nel senso che la responsabilità di noi promotori costruttori per difetti, diciamo così genericamente, rilevati dopo la vendita è binaria nel nostro sistema giuridico, cioè quella del 1667 per difetti normali e c'è quella, proprio adesso non parlo più in linguaggio giuridico per non rischiare di non essere compreso, e quella del 1669 per fatti drammatici, crollo, pericolo di crollo, deficit strutturale. Se mi si trasferisce una responsabilità dall'una all'altra, nascono dei gravi inconvenienti. Perché? Perché le due norme hanno previsto due sistemi di tutela diversi, molto diversi, come giusto, perché un conto è un rischio drammatico e un conto è un rischio superficiale. Quindi cosa fa il legislatore? Sul 1667 dice si possono far rilevare i vizi entro 2 anni. E c'è anche un termine di decadenza molto ristretto. Ma perché? Ma perché siamo tutti abitanti della nostra casa e sappiamo che la piastrella si deteriora comunque, mentre un vizio strutturale è un qualcosa che effettivamente si può rilevare 10 anni, anche 10 anni dopo. Allora, se a questo punto, diciamo, la giurisprudenza, quindi non è, dal nostro punto di vista, non è un problema di polizza, ho ascoltato con tantissimo interesse, ma tutti gli interventi, ma gli interventi hanno giustamente parlato della polizza. Io non ho parlato della polizza, ho parlato del sistema di responsabilità, e cioè del fatto che la giurisprudenza tende a trasferire dal 1667 al 1669 la casistica. Cosa voglio dire? Se una piastrella, faccio un esempio stupido, ne potrei fare di migliori, mi diventa agli occhi della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, cioè della Cassazione, un qualcosa che va a ricadere invece che nel 1667 e nel 1669, diventa un fatto non gestibile sia dal punto di vista assicurativo, perché giustamente il vostro mondo assicurativo non potrà mai coprire questo tipo di rischio che è da logoramento, da uso, e quindi è assolutamente, dov'è il rischio? Dov'è il sinistro? Non c'è. Quindi giustamente il sistema assicurativo dice non lo possiamo fare, ma al tempo stesso non ci si può assicurare da quello, quindi l'operatore corretto che crede di aver fatto una polizza e di essere coperto, non dopo entro i 2 anni è coperto da qualunque piccolo inconveniente, ma
pensa finiti 2 anni siamo a posto perché io so di aver costruito una casa strutturalmente idonea, si viene chiamato in causa 8 anni dopo per un difetto secondario che quindi probabilmente non è riconducibile alla sua imperizia ma al normale uso e non è nemmeno assicurato. È per questo che a mio modo di vedere a monte di questo discorso della polizza che è stato molto bene sviscerato da tutti voi, c'è un problema di definizione normativa dell'ambito di responsabilità. Bisogna ritornare al codice civile così come è scritto, e cioè tutelare col 1667, quindi in un modo più ridotto del tempo e più limitato, i difetti ordinari, e invece tutelare e quindi anche assicurare col 1669 dei vizi strutturali di maggiore rilievo. Se si confondono i due piani, non siamo tutelati noi come operatori, non sono tutelati neanche gli operatori. Spero questa volta di essere stato più chiaro e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Oriana. Io credo, Fabrizio, che si siano poste le basi per un bel evento in presenza di maggiore durata per poter entrare con più attenzione su tutti questi aspetti. Spero che mi sembra che sia in organizzazione per l'anno nuovo. Esatto, gli attuali relatori hanno già dato tutti ampia adesione per l'evento in presenza a fine gennaio. Puoi dirci dove sarà? Così il mio amico Roberto Conforti non può dire che non era informato. Ci sarà qualche dettaglio in più, anticiparci dove sarà? No. Sicuramente l'idea era quello di fare già questo in presenza, ma i tempi erano molto stretti, per cui diciamo auspicabilmente ci siamo dati come data fine gennaio, potrebbe essere il 31 di gennaio. Attimo, sono all'hotel Armentarola, benissimo, in Alta Badia, perfetto. Però valgono anche i collegamenti da remoto, non ti preoccupare. Potete venire là. E per in una location che stiamo cercando di definire, per ritornare già con un mese e mezzo in più, diciamo così, di applicazione di questo nuovo testo di polizza e provare a dare un'ulteriore lettura, magari ancora più approfondita dal punto di vista operativo. Insomma, credo l'ho condiviso anche con Paolo Dalmagioni, ma con Federico Riana, con Benedetta, insomma con Carlo, che poi ha organizzato tutto questo webinar, ci sia proprio la necessità di essere, diciamo così, di prossimità nei confronti di un mercato che ha bisogno di risposte. E francamente, al momento, se qualcuno ha bisogno di risposte, non ne trova, cioè deve alzare il telefono per 20 volte, fare il giro di tutti i suoi amici tra assicuratori, controllori, colleghi costruttori e provare a trovare delle risposte che al momento o sono vaghe o non ci sono. Ecco, quindi io credo si sia fatto un ottimo lavoro in questa sessione, abbiamo iniziato a dare delle prime risposte, quindi il mio invito è quello di Anra di rivederci compatibilmente con la settimana bianca di Roberto Conforti a fine gennaio e per ritrovarci per approfondire. Grazie Fabrizio. Allora ricordo l'evento di oggi, hanno parlato Fabrizio Capaccioli, che è di Asa Certe, vicepresidente Green Building Council Italia, Carlo Cosimi, presidente di Arra, Roberto Conforti, presidente di UEA, Paolo Dalmagioni, direttore costruzioni SACBT, Federico Filippo Riana, presidente di Aspesi, Paolo Salza, presidente di Associazione Conforma, Benedetta Bonifatti, vicepresidente di Ancia Roma, Domenico Orlando, del comitato direttivo dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia. E vi aspettiamo a gennaio e buona settimana a tutti. Grazie, buona settimana. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata, grazie.